Argentina, Martinica, Paraguay, Ucraina, Messico. Questi i gruppi presenti quest'anno alla 28esima edizione dell'Estate Internazionale del Folklore del Parco del Pollino, patrocinata dalla Regione Calabria, provincia di Cosenza, Comune di Castrovillari, Parco Nazionale del Pollino, dal CIOF e Gaspollino. La kermesse è stata presentata lunedì 12 agosto nel Castello Aragonese di Castrovillari. Un appuntamento fisso con la città, da oltre un quarto di secolo, di altissimo spessore culturale, etnico e antropologico. Colori, sapori, danze, storia di popoli e di territori che abbracceranno il capoluogo del Pollino dal 16 al 20 agosto prossimi. Piazza Municipio diventerà così un trionfo di musiche e pace, un vero e proprio inno alla fratellanza e alle tradizioni folcloriche su cui l'Associazione Culturale Città di Castrovillari, diretta da Antonio Notaro, lavora da 28 anni e che in questa edizione più che mai punta alla internazionalizzazione dell'evento con dirette streaming degli spettacoli in Mondovisione, interviste, news dietro le quinte e curiosità sempre aggiornate da poter seguire sul sito cittadicastrovillari.it, peraltro da quest'anno completamente rinnovato e ottimizzato per essere visitato in tutto il mondo.